Eugenio Pappalardo, G-Science TV, siamo a Roma al 32esimo congresso geografico italiano con Filippo Celata, membro del comitato organizzatore. Sono aperte le danze oggi, prime impressioni, qualche numero e argomenti più dibattuti. Beh, i numeri sono, diciamo, confortanti, abbiamo stabilito sicuramente un record di partecipazioni nella lunga storia dei congressi geografici italiani. Io ho preparato 670 badge, quindi stiamo parlando di numeri che sono in linea con i più grandi congressi geografici nazionali nel mondo, per esempio quello dei geografi inglesi, a fronte del fatto che i geografi inglesi sono forse 5-6 volte di più dei geografi italiani. Abbiamo quindi 670 rotti partecipanti, 54 sessioni tematiche, e quindi un'ampissima varietà di temi. Tutto questo è stato possibile grazie all'adozione di un modello organizzativo che è, diciamo, tipico dei grandi congressi geografici, che è quello della call for session. Quindi abbiamo dato la possibilità a chiunque di proporre e di gestire in autonomia delle sessioni tematiche, e abbiamo ricevuto 67 proposte di sessione che abbiamo dovuto in qualche modo accorpare e sistemare all'interno del programma del convegno. E questo vuol dire ovviamente che dietro a queste quantità c'è anche molta qualità, ovvero la capacità di attrarre intorno alla geografia e sui temi che ci interessano non solo i geografi, non solo geografi accademici, moltissimi giovani aspiranti o proto-geografi, moltissimi non geografi, penso la prima volta in assoluto moltissimi stranieri. Abbiamo addirittura delle sessioni in lingua straniera, è la prima volta che succede nella storia della geografia italiana. Il fil rouge del congresso è la geografia tra rivoluzione e riforme. Come si declina e come si coniuga con queste numerosissime sessioni nelle varie specificità? Diciamo che noi abbiamo appunto questo tema e ci piace molto, diciamo così, il concetto di rivoluzione e riforme. L'occasione è stato, diciamo, il centenario della rivoluzione d'ottobre, il cinquecentenario della riforma luterana, però ovviamente ci troviamo in tempi rivoluzionari all'interno dei quali si tentano di introdurre alcune riforme, quindi il tema ovviamente è ampio e riguarda anche la geografia. Non abbiamo chiesto, diciamo così, un'attinenza stretta a quello che è il tema generale del convegno, quindi i nostri colleghi sono stati liberi di presentare sessioni su argomenti più vari, alcuni si sono ricollegati. Abbiamo delle sessioni sulle rivoluzioni, delle sessioni sulla riforma luterana, eccetera. Altri hanno semplicemente proposto delle sessioni tematiche, soprattutto poi nelle plenarie invece il tema specifico del congresso viene più ampiamente ripreso, diciamo così. Grazie Filippo. Prego.